Dopo la beffa rimediata a Bolzano, il Teramo si rituffa nella mini preparazione in vista della gara di dopodomani al Bonolis contro la Triestina. Il Diavolo, terz'ultimo in classifica, deve fare risultato, al di là del valore dell'avversario e delle contingenze di calendario, perché l'inopinata e per certi versi immeritata sconfitta di mercoledì complica maledettamente i piani dei biancorossi in vista della salvezza, ancora in tasca ma con Sant'Arcangelo e il Fano ormai non troppo distanti. Proprio queste ultime due formazioni però saranno di scena l'una contro l'altra in terra di Romagna, mentre il Teramo se la vedrà con gli alabardati dei tanti ex, Mirko Petrella, Tommaso Coletti e dietro la scrivania Giuseppe Daniello. Gli alabardati sono una delle delusioni del campionato, nonostante una rosa di grandissimo livello, la squadra non ha mai davvero svoltato. In stagione c'è stato anche il cambio di panchina, con Sannino dimissionario a febbraio, dopo la vittoria esterna con Renate, ma in disaccordo con il direttore sportivo Mauro Milanese sulla gestione della squadra, affidata da qualche settimana al vice di Sannino, Principalli. Il nuovo allenatore finora non ha mai perso, 2 vittorie e 4 pareggi, ed è proprio questa, la pareggite, il vero male della Triestina in campionato, perché la formazione giuliana è l'unica che ha impattato più del Teramo, 14 partite col segno X, una in più del Diavolo. E i punticini hanno impedito di poter lottare per i primi posti. Eppure la rosa allestita era già di altissimo profilo e ulteriormente rinforzata a gennaio. Uno dei colpi a sensazione è stato proprio Tommaso Coletti a Teramo nella stagione 2012-2013, quella dei playoff conquistati nel nubifragio contro la Salernitana e della prima divisione lasciata solamente all'ultimo atto con l'Aquila. Fischia Pagliardini, va Coletti, suo tiro, rete! Coletti! Porta in vantaggio il Teramo! L'addio del mediano pugliese fu ricco di polemiche, la lite con il patron Campitelli per convincerlo a lasciarlo partire e la trattativa complicata col Brescia, che poi però prese il giocatore. Probabilmente però Coletti sarà costretto a saltare la sfida a causa di un infortunio muscolare. Tutt'altro addio quello di Mirko Petrella nel corso dell'estate scorsa, dopo anni alla corte del Teramo. Il folletto pratolano è rimasto molto legato a Teramo, che lo ha cresciuto e ne ha anche curato i tanti acciacchi avuti in una carriera tormentata dai contrattivi a tempi fisici. In casa Diavolo invece è rientrato Panico, ma chiaramente avrà bisogno di tempo per mettersi a posto, dunque non dovrebbero esserci stravolgimenti sul piano della formazione. L'unica incognita sarà capire se Palladini vorrà usare maggiormente con il tridente davanti per fare la partita, oppure cercare di rintuzzare in prima battuta le offensive della Triestina e poi provare a dare una scossa in corso d'opera. L'esperimento dei due piccoli davanti, Bacio Terracino e Fratangelo, non ha dato grandi risultati, anzi la squadra non è riuscita a sfruttare eventuali ripartenze, e allora è probabile che il 3-4-3 possa essere la risposta al fatto che il Diavolo non segna da 283 minuti, dal gol di Graziano a Padova datato 3 marzo. 20 giorni e 3 partite senza segnare, un fardello troppo pesante che sta trascinando il Teramo verso il basso. Davanti allora dovrebbero rivedersi dal primo minuto Gondò e San Domenico, con Bacio Terracino non al meglio, ma troppo importante per provare a centrare una vittoria che allontanerebbe per un po' la pressione.